Maria, ti sapevo che non sta con me. Aspetta, senti sto. Santa Maria, mi prego, la prova, che spiegatore. Anche ti non la morte nostra. Buongiorno. Sei in chiesa? Scusate. Come ti chiami? Pietro Ionimo. E da dove vieni? Da Montereale. Tu conosci Domenico Scandella detto Menocchio? Sì, lo conosco molto bene. E lo hai mai sentito parlare in modo eretico delle cose della fede? Sì, l'ho udito con le mie stesse orecchie e più volte. E cosa l'hai sentito dire? Lui nega il potere che Cristo stesso ha dato alla Chiesa e ne critica il suo operato. Dice che la Chiesa non dovrebbe vivere nel fasto come lo fa ora. Dovrebbe essere più povera. E sono sicuro che possiede dei libri maledetti. E cerca di indottrinare anche altri. Lo so, le ho viste anche entrare di notte nel mulino. Nomi e cognomi di queste persone? Questo non lo so. Hai parlato col parroco di questo eretico? L'ho accennato e lui mi ha ascoltato. Cosa succede in questo posto? Posso dire che il mugnaio ha diffuso certe idee e queste idee sono penetrate nella mente di tanti miei fratelli. Prevorai, tu stai dicendo che un mugnaio semi-analfabeta è riuscito a mettere contro di te tutta la tua comunità. Questo mugnaio è una mente forte. È una mente che è capace di far annidare il male al di fuori di lui. Thank you.
Apri! Domenico Scandella, da Montereale. Sospetto eretico. Seguimi. Dalle 8 di mattina alle 8 di sera ti lascerò la botola aperta per il giro d'aria. Non puoi fare nessun tipo di rumore. Non puoi parlare, fischiare, piangere, urlare, lamentarti. Non puoi leggere, scrivere, disegnare, tossire, sputare. Ho lasciato una candela. Le spese saranno carico tuo e della tua famiglia.
Seguimi. Di il tuo nome. Domenico Scandella. Hai un soprannome? Mi chiamano Menocchio. E dove sei nato? A Montereale. Nome di tuo padre? Non lo ricordo. Rispondi alla domanda. Giuseppe. E tua madre come si chiamava? Maria. Guardaci quando ci parli. Sai leggere? Sì. E anche scrivere? Sì. Conosci anche il credo? Sì, conosco il credo. E cosa pensi di quel passo che dice «Io credo nel Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, concepito per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine»? I miei figli li ho fatti nascere io. Mia moglie non era vergine dopo. Questo è uno dei dogmi della Chiesa. La verginità di Maria. Non penso che una vergine possa partorire un essere umano. La Madonna, Menocchio, non è una donna. È la madre di Gesù. Chi è per te Gesù? Un uomo. Ah, non è il figlio di Dio? E questi pensieri da dove vengono? Dalla mia testa. Non ci prendere in giro, Menocchio. Vogliamo la verità. Solo dalla tua testa? Solo dalla mia testa. Tu hai mai parlato di queste cose con altra gente? Non ne ho parlato con nessuno. Non è vero, abbiamo i verbali noi. Ciò che dice in giro. Abbiamo le testimonianze. Ci vuoi tornare in prigione? E non vedere più i tuoi figli e la tua famiglia? Chi ti ha detto queste cose?
Potrebbe essere stato il demonio. Pugnaio, vai e pensa come dire meglio la verità. Chi è quest'uomo? Quest'uomo così arrogante verso di voi. Da dove viene? Perché è rimasto libero per 30 anni? Dalle tue parole traspare che noi siamo dei negligenti. Fratello, la Repubblica di Venezia è il crocevia commerciale del mondo. Qui arriva gente con ideologie diverse. Il controllo è molto più complicato. Voi venite da Roma ad accusarci? No, certo. Sua Eccellenza non era nel villaggio di una valle sperduta sulle montagne. Non vi ho accolto per accusarci noi, ma per accusare Menocchio. È una vita che predica. E nessuno dei vostri preti si è accorto che il vero prete di quel villaggio era lui. Fratelli, è solo il demonio che è riuscito a mettergli in testa queste idee. Come la gramigna, quest'uomo deve essere estirpato. Così non sconfiggiamo il demonio. Il demonio lo sconfiggiamo riacciuffando quella coscienza. Noi vogliamo vivo il Mugnaio. Solo così riusciremo a sconfiggere nel profondo queste idee e a mostrare il vero volto della Chiesa di Roma. Cappello. Il tuo nome? Giuliano Fu Pietro. E da dove vieni? Da Montereale. Conosci Domenico Scandella, detto Menocchio? Certamente lo conosco. Come mai? Perché il mulino dove lui macina la farina è mio. Pre Daniele Melchiorre. Da Pulcinico. Sono il parroco di Pulcinico. Da quanto tempo? 2 anni. E dove eri prima? San Vito, Tolmezzo, Erto. Conosci un certo Domenico Scandella, detto Menocchio? Certo, lo conosco. Abbiamo trascorso l'infanzia insieme. Giocavamo in una casa non lontano da qui. E quindi lo avrai sentito parlare di queste sue idee sulla fede? No, mai. Eravamo bambini, come potevo. Beviamo insieme un bicchiere la sera, quando abbiamo tagliato la legna che lo aiuto. E lui mi ha sempre aiutato, quando non avevo niente, di darmi un po' di farina. E ci siamo aiutato come con altri paesani. Come due amici.
Sì, per dire la verità, è anche un mio amico. Ma sai che lui dice cose contro la Chiesa? No, io portavo la farina e me ne andavo, non ho mai sentito niente. Non gli hai mai sentito dire che l'aria è Dio, che la Madonna non può essere vergine? Beh, una volta ho sentito dire che la Madonna non può essere vergine, ma a me non mi interessa niente. L'hai mai sentito dire che l'aria è Dio? Mica ho sentito Menocchio che dice che tutto è Dio, che ogni cosa la sede Dio, che tutto il bel che è in giro lo ha fatto Dio. L'hai sentito dire che bisogna confessarsi da un albero e non da un prete? Non l'ho mai sentito di sta roba, mi. Quindi tu non credi quello che dice Domenico Scandella? No, no, no. Ma tu l'hai sentito dire che Dio non si cura delle cose di questo mondo? Sì, sì, l'ho sentito dire. O forse ancora che la religione non serve a nulla? Sì. Sì, l'ho sentito. Perché non l'hai denunciato? Non so, perché parlava sempre col prete. Io pensavo che fossero d'accordo, che sapessero quello che dicevano. Non ha mai parlato male della Madonna. Ha solo detto che era una donna come un'altra e che Gesù era un bambino come tutti gli altri. Mi so che Menegol dice che bisogna avere timore di Dio, perché la giustizia di Dio la è giusta e misericordiosa. Non bisogna avere timore degli uomini, perché la giustizia degli uomini la è ingiusta, perché non sempre gli uomini capisce ben quel che dice Dio. E questo l'avete saputo da persone a lui vicine? Le testimonianze riprendono le stesse parole. Le persone del paese? Questo è molto grave. Quando mi chiamano? Voglio sapere quando mi chiamano. Quando sarà il momento? Come ti chiami? Sono qua! Qua! Sono qua! Ehi! Ehi! Ehi!
andiamo indietro al padre, dai! Tiralo! Eccolo! Forza! Pulire il tronco! Accatastare la ramaglia! Togliere bene i nodi dei ragni. Non voglio vederti fermo! Lavorare! Trascinare! Oh, Isala! Tirare! Oh, dai! Avanti! Forza! Forza, forza! Forza davanti, forza! Avvicina la tua mano. Dimmi, figliola, quali pensieri ti hanno portato a me? Io ho un dubbio che mi affligge, se così posso chiamarlo. La Vergine Maria, com'è possibile? Com'è possibile che abbia portato in grembo Gesù Cristo senza commettere peccato? È pur sempre anche lei una donna. Com'è possibile che... Figliola. I tuoi dubbi sono molto gravi. Vieni con me. Per redimere i vostri peccati! Forza, avanti! Il Signore sia con te, figliolo. Sono venuto a purificare la tua anima. Confessa i tuoi peccati. Ti ascolto.
sei venuto a fare qui? Ho paura, Menocchio. Paura di cosa? Non sono più sicuro, Menocchio. Cosa ero da fare? Lascia stare. E tutto quel che ho detto? E tutto quel che avevamo parlato insieme? Dio è ingreduo. E dei nostri pensieri. E li va in paese. Li va più via. E cosa hai visto, Lori? No. Mi c'è dalla colpa a te. Alto Moino, che va più nessuno. La gente che ha paura, Menocchio. E ne colpa. Le finito tutte le paure. E se ne coppa vuol dire che ha più paura Lori di noi. Ma sei voluto morire? No. E allora? Lascia star, Menocchio. Lascia star. Mene! Mene, tu te correndete con una roba. Per loro te so come un fulminante. In un crum de paia. Allora, prima che vada in fenisa, c'è chi di slori te manda in fenisa a te. Te, me, Palotta, Daniele, Ducine Brusa. Ma se vossaltre crede in tale roba che avon parla sempre, ve fase processan vossaltre come. Non me la sa di bel sol in preson. Ve fase mette drente a vossaltre. Volteme, se tu te fai fenta da pentite, io vi già sa pardonate. Ubigias! Ma salvasse la pelle con le bale, con le bosie, c'è migliora. Ma migliora che io sono a casa, e tu te va per chi le presone. E non ha finta te vuol fia? Pensi, tu c'è che ti ha previciato fino adesso, tu c'è che te pensa adesso, a diventa nua, nua, completamente diventa. E allora, tu la sta il valore di ciò che te pensa, di ciò che te dice. Vedi, ban, pensa di essere ragione e basta. Sì, ma con la sua ragione, il breve del tuo lado nel sistema per le feste. Tu con riconosce che lei ha un potere, un'astuzia più forte della nostra. Quando lui ti brucia te, chi ti mette sulla piazza e ti brucia, tutta la pura dentro che le fuori qua, già ve ne nostra con un fiato di coraggio che parlò. Chi altri ti sduce tins e non parla più nessuno? Ascoltami, te va là e te che dici che ti sei pentito. Niente testimoni, niente fastidi. Ti prego, Menocchio. Vieni già qua tutti, se no. Ah, ci sei tu qui, figliola. Sono venuto
a trovare te e la tua famiglia in questi momenti di dolore. Ti ho voluto molto bene in questo tempo. Fora di qua. Figliola. Fora di qua. Fora di qua. Qui consta che tu hai detto che Dio è aria, acqua, fuoco e terra. È vero? Io penso che Dio ci sia in ogni cosa di questa terra, anche nell'uomo. Allora anche la morte è Dio? E perché? Non è giusto questo? La morte non esiste più, è stata vinta da Gesù. Morendo sulla croce ci ha riscattati. E quindi per noi, dopo questa vita mortale, si apre un'altra vita, più piena, più vera, più bella. Non credi che tutti noi abbiamo un'anima? Il corpo muore, ma l'anima no. E dove va l'anima? Tu credi nel paradiso, nell'inferno, nel purgatorio? Credi che un giorno saremo giudicati? Mi è difficile credere a questo. Tu ascolti la voce del demonio. Perché non hai chiesto l'aiuto a qualcuno per cacciarlo via? E a chi avrei dovuto chiedere questa cosa? A un prete. Ma forse il demonio è più furbo di Dio. Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Beh, forse avrei dovuto chiederlo proprio a un prete. Solo lui conosce bene il demonio. E così abbiamo la moglie del mugnaio. E dimmi, che uomo è? È un buon marito e tiene alla sua famiglia. Sì. Eppure la sua fama non è questa. Ma forse la colpa non è tutta di tuo marito. Forse lui ha incontrato qualche persona che viene da fuori. Non so. Non mi ricordo. Tu sembri amarlo molto. E sembri essere sinceramente preoccupata, addolorata per la sua sorte. Ma io non ho trovato in lui altrettanta preoccupazione. Lui sembra disposto a sacrificare i suoi amici, sembra disposto a sacrificare te, i suoi figli, pur di non dire da chi ha preso queste sue idee. Se tu potessi dirci chi sono le persone con le quali parla di Dio, forse potresti aiutarlo in questo modo. Dio
Giuri che quello che dici è la verità? Lo giuri. Chi incontra tuo padre? Amis. Ti ricordi i nomi? Rispondi. Non sai. Tu credi che il Papa è il vicario di Cristo in terra? Sì. Tuo padre no. Credi che tuo padre è un eretico? No. O rifiuti tuo padre o ti metto alla tortura. Cosa scegli? Bene. Si è scritto, notaio, che ha rifiutato sia la persona che le idee di suo padre. Tu sai perché il tuo padre è in prigione? No. Tu parli con tuo padre? Poco. È spesso al mulino, fuori casa e non lo vedo molto. Vai a confessarti di tanto in tanto? Sì. Dal tuo parroco o dagli alberi? Dal parroco. Quindi il tuo parroco si prende cura della tua anima? Chiedeteglielo a lui. Però sai, il vostro parroco dice che tuo padre è un uomo cattivo. Prepotente. È così? No. Quindi il tuo parroco mente? Tu hai permesso che questo eretico diffonda le sue idee tra la gente. Come mai non l'hai denunciato prima? Conosco Menocchio e la sua famiglia da tanto tempo. E nella mia misericordia ho provato a dare a questo mugnaio una possibilità di conversione, di ravvedimento. Misericordia o collusione con l'eretico? No, Vostra Eccellenza. Ho fatto quello che la Chiesa deve sempre fare. Misericordia. Dare misericordia e cercare di salvare le anime dalla dannazione. In ginocchio. Che prete sei? Sei stato o non sei stato condannato per eresia in passato? Come sono andate le cose veramente? Quando è cominciata questa vicenda? Forse non è Menocchio che ha partorito questo mondo. Forse c'è stato qualcuno che lui ha incontrato. Chi gli ha insegnato queste cose? Il silenzio non ti salverà. Farò quello che volete. Intanto ci preparerai l'elenco delle persone contaminate dalle idee di questo mugnaio. Lo farò. Forza! Con umiltà! Sacrificio! Dovete erigere questo sacro tempio!
Andiamo! Oh! Hop! Inoxinio vince! Molina, io, molina, io, 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 io. Oh! Oh! Tira! Oh! 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 Umiltà, lavoro! Lì! Oh! Ah! Dai, 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 così, ecco, forza, avanti! Oh! Ah! 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 Adesso, alla finita gridarci al prete. Con chi hai parlato, Menocchio? Nessuno. Pensa alla tua anima, Menocchio. Alla tua anima. Dici chi ti ha insegnato queste blasfemie. Pensaci, puoi tornare dai tuoi figli. Alla tua casa, al tuo lavoro. Facci quel nome. Tua facta e consiglia ad rogum te ducunt. Sinceritate, Menocchio, sinceritate. Forse non ti importa del dolore del corpo, ma ricorda che puoi finire in un luogo in cui questo dolore non avrà mai fine. Un dolore eterno, Menocchio, che non passa mai, che non si ferma mai. Un dolore infinito, Menocchio.
lascio soli. Sviodi ti morì come non come non parman di loro dai predis dammi il coltello. Thank you.
muoverti. Ho detto di stare fermo. In piedi tutti, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti, Amen. Benedicite, visita quaesumus Domine habitationem istam, et omnias insidias ab ea longe repelle. Angeli tui habitant in ea, qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Avendo udito, ratificato, confermato e approvato il costituto delle sedute precedenti, il qui presente Domenico Scandella conferma e ratifica con voce alta e intelligibile quanto ha già dichiarato. Di confermo e ratifico. Confermo e ratifico. E ammonito in facem de dicenda veritate, giura di dire la verità. Di giuro di dire la verità. Giuro di dire la verità. Mugnaio, tu sei un contadino analfabeta. Chi ti ha insegnato queste menzogne? Vengono dalle mie fantasie, osservando la natura. Tu stai professando eresia. Qualcuno te l'ha suggerito. È il malefico? Sono altri eretici? Chi è stato? Non c'è nessuno in giro che conosca.
che sappia darmi delle risposte. Io parlo al vento, alla luce. Un sognatore. Il vento ti risponde? Consta che sono 30 anni che vai predicando queste cose. Tu convinci menti fragili, deboli. Questo lo fate voi. Chi pensi di essere, un dio? Guarda, l'ultima pena è di essere arsi vivi e condannati alle fiamme eterne. Quindi è il vostro dio, è questo dio che vi suggerisce. I miei figli debbano vedere il mio sangue. È questo che vi suggerisce? È vero che hai detto che di fronte al Papa avresti parlato anche a costo della vita? Lo hai detto? Sì. Bene. Qui hai notabili, vescovi, prelati. Hai noi che riferiamo direttamente al Papa. Se tu vuoi finalmente trovare ascolto, di pure. Racconta quello che pensi. Ripeti per il Papa. Le tue idee, i tuoi pensieri. Ascolto. Cosa volete sapere dalla confessione di una persona che non ha niente? Che cos'altro deve dirvi? Cosa pensate di trovare in una confessione? I peccati li avete inventati voi? La colpa di aver fatto chissà che cosa, contro chi? Contro di voi, non contro Dio. E nei soldi, nei denari, nei gioielli, lì c'è il demonio. E ce l'avete voi, tutta sta roba ce l'avete voi, nelle vostre chiese. C'è un Dio della ricchezza. E quello della povertà c'è? Dov'è il Dio dei poveri? È lo stesso, è il vostro. Vuole i poveri, Dio? Li vuole sempre poveri? Vuole un mondo fatto di poveri e ricchi? Ma eccellenza, cosa stiamo qui ad ascoltare? Le farneticazioni di un analfabeta che poi, per magia, sa leggere? Io che ho studiato ad Oxford, Bologna, Padova, Parigi, devo sentire queste cose? Certo che le devi sentire, prete. Certo che le devi sentire e dirle anche al tuo Papa che voi avete vestito e colorato e ve lo portate in giro come se fosse lui il Dio di questa terra. Ditelo al Papa che c'è Menocchio a Montereale, che si degni di venire al mio mulino e vedere in paese come vive la gente. Sognano il paradiso. E voi gliel'avete rubato, ve lo siete fatto proprio
come se foste voi gli inventori del paradiso. Addirittura lo mettete dopo la morte. Uno vive prima di fatica per trovarsi in paradiso dopo? È nato in paradiso. In paradiso non può essere inventato. C'è. E questo, quello che respiriamo ogni giorno, quando vediamo i bambini correre, quando c'è il vento gelido e quando c'è il sole, ecco che cos'è. Ma in questo tuo creato, dov'è Dio? Che parte ha? Dio è scappato, si è nascosto. Forse si vergogna di quello che ha fatto, facendo l'uomo. Questa religione non salverà il mondo. Basta. Mi sto stufando di questi discorsi. L'imputato è un eretico impenitente. Io mi metto al giudizio dei miei colleghi. Non vedo un altro cammino che non sia quello della fine. Devi abiurare quello che hai detto.
se non vuoi essere bruciato. Hai detto che non serve la religione per avere la pace. Ma tu non la vuoi, sei come loro. Tu vuoi la guerra. Hai un giorno per decidere se vivere o morire. Sei ancora vivo, Menocchio! Sei vivo? Sei morto, Menocchio! Menocchio non è morto! Sul serio, non ti credo che il Dio si occupi dei Robis dal Monte? Errore! Ti portiamo nella tua chiesa, Menocchio! La tua chiesa, Menocchio! Mea culpa! Tua culpa! Menocchio, tua culpa! Errore, Menocchio, errore! Ma più errore! Mi sono sbagliato, facile, Menocchio! Menocchio, papà, l'imperatore! Che non più le stanco!
le cose, Menocchio. Dell'acqua, in del cielo, dei fiori, dei tuffioli. L'albero sacerdote, ti confessi, l'albero sacerdote. Dici, Menocchio, amare il prossimo è più importante che amare Dio. Tu ci ami, Menocchio? Noi ti amiamo e ti abbiamo fatto una chiesa. È tutto per te. La tua chiesa, Menocchio. Il caos da cui il mondo si è fatto. Ti piace? Il caos di cui Dio è fatto. Guarda il caos, guarda. Noi siamo il caos, Menocchio. Noi. Maria, Menocchio. Madonna. Che era Maria? Vergine? Vergine. Peccatrice? Amorosa? Adultera? Amata? Violentata? Come lei ha fatto il Cristo, Menocchio? Come lei ha fatto il Cristo? Eh? L'ha fatto da sola? L'ha fatto da sola, oh, Menocchio? Me la que no parla più.
In ginocchio. Leggi la tua abiura, figliuolo, perché il popolo possa sentire ed imparare dai tuoi errori. Comincia. Io, Domenico Scandella, cognominato Menocchio de Montereale. Più forte. Diocesi di Concordia, giuro credere con il cuore e confesso con la bocca quella santa fede cattolica, età apostolica, quale la Santa Romana Chiesa crede, ed conseguentemente abiuro ogni eresia di qualunque condizione et setta contra la Santa Cattolica ed Apostolica Chiesa Romana. Di più, giuro con il cuore e confesso con la bocca che vera sia l'autorità del Sommo Pontefice et Prelati, che più perfettamente sia da loro conosciuto il Dio che da me, che maggior potestà abbia il Sommo Pontefice più forte et li prelati di me, che di statuti, ordinazioni e leggi della Chiesa sono veri, che non sono mercanzie, che la detta Chiesa è retta e governata dallo Spirito Santo, che confessarsi da un sacerdote non è come confessarsi da un albero, che il peccato originale si contrae nel ventre materno, che il battezzare non è invenzione umana, che il bestemmiare non è un'arte, che morto il corpo non muore l'anima, che il precetto di amare il Dio è maggiore di quello dell'amore al prossimo. Parimenti, il dire che tutti si salveranno, turchi, giudei, pagani, cristiani, eretici e infedeli, è errore. Il dire che la Beata Vergine non ha partorito Cristo senza commettere peccato è errore. Il dire che la Beata Vergine è stata adultera è errore. Il dire l'aria e tutto quello che si vede essere il Dio è errore. Il dire che il Dio non ha cura delle cose di qua è errore. E conseguentemente abiuro, renunzio, detesto, revoco quell'eresia dannata dalla Chiesa cattolica, apostolica e romana, la quale falsamente e con bugia... Più forte! E con bugia afferma che l'autorità del Sommo Pontefice non è vera. Leggi più forte! Che non si debbono adorare i santi, che il battezzare è invenzione umana, che il precetto di amare il prossimo è migliore di quello dell'amare il Dio, che la benedizione del laico è di tanto valore quanto quella del sacerdote. Bestemmiare è un'arte, l'anima è mortale. Il mondo fu fatto dal caos e dal caos si congregò una sostanza a modo di formaggio e il Dio non ha cura delle cose di questo mondo.